Ciao Gin Lovers, sono qui sui campi dell'azienda agricola Shimonshine, sono Pier Cesare, il master distiller di voi altri e oggi volevo fare due chiacchiere con voi, visto che ci approcciamo alla fine dell'anno, su quello che è stato questo 2023. Intanto vi voglio augurare buon fine anno e buon inizio anno nuovo per un 2024 ancora migliore di quello che è stato il 2023, un anno un po' di ripresa fra altri bassi, fra crisi energetiche, fra caro mutui e tutto il resto, ma dove devo dire noi siamo stati fortunati perché tanto lavoriamo in un bel posto, lavoriamo fra le erbe aromatiche, lavoriamo quindi con quello che è la nostra passione, che sono i distillati, gli spiriti, i liquori, i gin, vermut ed amari, e soprattutto con voi, perché i corsi di Master Distiller sono stati quest'anno tanti. Devo dire intanto grazie perché ci hanno anche aiutato a portare avanti questa attività e sono stati molto molto interessanti. Quindi facendo un recap di quello che è successo, quindi soprattutto di quello che sia stato questa bella strada che abbiamo intrapreso dei corsi per farvi diventare Master Distiller, per introdurvi, diciamo, per darvi una linea per imparare, quindi a produrre i vostri liquori, gin, eccetera, eccetera. Quindi questo rapporto bellissimo che sono nati in questi corsi, dove siamo rimasti ancora in collegamento. Intanto, prima di tutto, dobbiamo ringraziare la Calabria intera, perché la maggior parte dei ragazzi che sono venuti qui per imparare a diventare Master Distiller sono stati calabresi. Quindi devo dire che, a mio orgoglio, se apre una distilleria in Calabria nuova è passata qui da Shimonshine. Quindi una regione intera che forse devo contare 30 persone dalla Calabria, si è fatta quindi tanta strada questi ragazzi per venire qua da noi, è stato un rapporto bellissimo, ci teniamo ancora in contatto e stanno facendo assolutamente delle belle cose. Poi, altro ringraziamento alla Sicilia, dove da Palermo sono venuti due barman professionisti che fanno anche gli istruttori e che presto, diciamo, magari andremo anche a trovarli, e che sono venuti fino dalla Sicilia qui per portare quello che è un po', diciamo, la nostra cultura della produzione di gin di altissimo livello anche in questa bellissima isola. Devo ringraziare anche la Puglia, perché anche lì abbiamo un cliente con cui stiamo lavorando per fare questo gin ai capperi, olive, mandorle, quindi un gin molto particolare. Adesso abbiamo fatto un'altra versione nevi a 57 volumi alcolici, e anche dalla Puglia sono arrivati parecchi corsisti, ma non solo, la Sardegna, anche da qui sono arrivate tante persone, una l'aspettiamo anche a gennaio, che sta lavorando per un progetto per aprire il suo opificio, e anche quelli che sono i clienti, diciamo, da Treviso per quanto riguarda spiriti liberi con i nostri 4G, devo dire, di punta, perché tante persone lo stanno acquistando, sta piacendo tanto, sono ricette molto interessanti, quindi abbiamo Laguna con le alghe della salicornia, abbiamo Cime con la resina di cirmole, Pianura con le mele e Rive con le castagne leggermente affumicato. Ma tornando, diciamo, sempre in Calabria, abbiamo un nostro cliente che ha fatto un fantastico gin, che siamo già al secondo giro di boa, quindi siamo già arrivati a 600 bottiglie, che riprende tutto quello che è la cultura della Calabria, fra bergamotto, finger lime. Questo gin si ispira perché lui coltiva finger lime, quindi gli agrumi della Calabria, ma c'è dentro anche il peperoncino, quindi è un gin tosto. E quindi ha questa cultura che deriva proprio dalla terra, che adesso quindi è già arrivato a un ottimo successo e sta arrivando dalla Calabria a Milano. Ma non solo, qua a Piacenza abbiamo un nostro cliente che sta facendo un gin che sta andando molto 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 bene, anzi sono due. Intanto comunque ringraziamo i ragazzi della Vecchia Posta con Cento, che Gin al Caffè, che ha avuto la sua nuova versione che sta piacendo molto 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 e che andrà a un concorso a Londra il prossimo marzo. Quindi queste sono un po', diciamo, le collaborazioni che sono nate qui
a Chemung Shine, un po' per i corsi, un po' per la nostra ricetta sulla produzione di gin. Ma il futuro sicuramente è il 2024, nasconderà ancora tante belle sorprese che siamo pronti per vivere. Noi ci faremo una piccola vacanza, io ed Eva, perché abbiamo lavorato praticamente interrottamente e faremo 10 giorni a gennaio, ma già subito, dopo metà gennaio, riapre anche Cesarte, il circolo a Piacenza, veniteci a trovare. Questo sabato sarà l'ultimo del 2023 e li potete assaggiare non solo i gin che produciamo, quindi qui la linea Surus, ma anche quelli che produciamo per gli altri clienti. Lì ci sono veramente tutti e quindi potete veramente farvi un viaggio in questo mondo del gin. Del gin, e anche questa è una cosa che parliamo alla fine dell'anno, che sempre più nella cultura del fruitore, del cliente che vuole e cerca la bottiglia di vero gin, il London Dry si sta quindi imponendo come sinonimo di qualità. Quindi la gente sta capendo che le supercazzole del marketing hanno vita breve e stanno cercando e trovando in quello che è il London Dry la qualità del prodotto che c'è all'interno della bottiglia. Ma poi, tornando qua a Piacenza, sempre i ragazzi di Sensi, su cui abbiamo collaborato su tanti gin. Quindi, insomma, c'è tanto. E soprattutto siamo orgogliosi, sia attraverso il canale Cegino, sia in quello che stiamo facendo qua con i corsi, di aver introdotto una cultura del bere bene su quelli che sono i prodotti liquoristici. Quindi ricordate sempre gin, London Dry e col compound i veri e unici gin che hanno senso di essere all'interno della storia. E mi raccomando, bevete sempre gin artigianali. Quindi il canale sta andando bene, per quel canale di nicchia che è, sta andando comunque verso i 1.000 iscritti, quindi mettete mi piace, fate girare i nostri video, che naturalmente più siamo, più avrò la possibilità di fare nuovi contenuti. Ci sono tante persone che mi stanno scrivendo sotto i video e per questo volevo fare qualche considerazione a fine anno rispondendo a domande che vedo sempre che mi ponete. Le teste nel gin, devo togliere la testa nel gin? No, perché noi utilizziamo per aromatizzare un alcol etilico puro. Le teste sono quella parte di alcol metilico che si formano nelle fermentazioni, quindi nella produzione dell'alcol, e che vanno tolte perché in concentrazione sono tossiche per l'uomo. Ma noi utilizziamo, aromatizziamo sia in infusione che in distillazione, nei nostri liquori, ma abbiamo visto che il gin fa parte quindi della liquoristica, un alcol a 96 volumi alcolici puro, quindi un alcol etilico puro. Non ci sono quindi all'interno nessun tipo di testa perché è già stata tolta nella prima distillazione. Quindi alcol etilico puro, non ci sono teste. Quindi non vi preoccupate, l'aromatizzazione di un alcol che comprate al supermercato, quindi con le sue accise pagate, tutto è un alcol assolutamente sicuro. Altra domanda che vedo sempre che mi fanno i tempi di distillazione, perché si usa l'alambicco di saggio, quello che voi consigliate. Allora, i tempi di distillazione lì dipendono dal tipo di alambicco che viene utilizzato. Nel nostro alambicco di saggio, che mettiamo sempre qui sotto il link per andarlo ad acquistare con un piccolo sconto sul sito del produttore, normalmente se si va piano è circa un'ora e qualcosa, se si va un po' più forte si sta sui 3 quarti d'ora. Naturalmente questo va valutato perché dalla quantità, diciamo, di alcol che ci si mette dentro, noi parliamo circa di una produzione di 50 cl, più se ne mette naturalmente più tempo ci vorrà. Fate voi un po' le debite proporzioni. L'alambicco di saggio, quale utilizzare? Perché voi consigliate questo alambicco qui? Perché io ho avuto un attimo una, diciamo, scambio di opinioni con un, diciamo, non so se un Instagrammer sull'ambito dei gin, perché lui proponeva un alambicco e io gli dicevo che quell'alambicco lì non andava bene. In realtà lui non mi ha capito, dicevo, il fatto che non, lui l'ha preso come se io avessi detto che è un alambicco di qualità inferiore. No, in realtà è un ottimo alambicco, ma semplicemente non va bene gli alambicchi che fanno qui in Italia non vanno bene per quanto riguarda il lavoro in correnti di vapore.
Il lavoro in caldaia, quindi con le bottaniche in caldaia, sono assolutamente tutti uguali, perché tu metti le bottaniche da caldaia, quindi che è un pentolone, e lì non cambia niente. Cambia invece quando vai a lavorare in correnti di vapore, quindi l'alambicco che utilizziamo noi è quello che ti dà la possibilità di replicare il lavoro dell'alambicco, diciamo, da produzione, quindi se fai un litro in quel piccolo alambicco lì, poi lo puoi replicare su 80, 100, 200, 300, perché soprattutto in correnti di vapore ha un metodo di lavoro che è molto simile all'alambicco a produzione. E quindi per voi, per non trovarvi che vi fate le ricette a casa, spendete i soldi in alcol, in botaniche e tempo, e poi andate poi in produzione e le vostre ricette non sono più utilizzabili, perché provate a mettere le erbe aromatiche nel basket dell'alambicco che c'è in produzione, non ci stanno e dovete rifare tutto da capo. Quindi vi diciamo che per esperienza l'alambicco che vi consigliamo è quello più vicino, per quanto riguarda il lavoro in corrente di vapore, come dimensioni ai basket che utilizzano gli alambicchi moderni, che possono essere Muller, che possono essere Dess o che possono essere altri tipi di alambicco, a meno che non lavorino, per esempio, come Green & Ginnering solo in corrente di vapore. Allora lì comunque si può fare, ma ci vuole probabilmente un modello con un basket più grosso. Quindi è solo questo il motivo. Questo Instagrammer mi ha risposto: ah, ma io, a me non piace lavorare in correnti di vapore. Allora ragazzi, non è che è un non piacere lavorare in correnti di vapore, si lavora in correnti di vapore semplicemente perché ti dà la possibilità di utilizzare botaniche che in caldaia non sarebbero utilizzabili, perché sono troppo delicate e verrebbero cotte, dandoci dei cattivi sapori. Quindi il fatto di lavorare in correnti di vapore serve per darci la possibilità per utilizzare più botaniche, anche quelle più delicate. D'altronde io gli ho detto: guarda che l'alambicco che c'è a parte della distilleria dove tu stai facendo questa workshop ha un alambicco che funziona in correnti di vapore, e se tu lo paragoni alla forma dell'alambicco che stai utilizzando vedi che sono completamente differenti. Però non mi ha capito e ho visto che si era un attimo indispettito, quindi lasciamo perdere. Però per dirvi che l'alambicco che utilizziamo noi è quello più vicino a quelli in produzione, semplicemente quello che fate lì, andate abbastanza sul sicuro e andate in produzione tranquillamente. Altra considerazione che faccio a tutti i corsisti e che spesso sbagliano è che sul gin piccolo è meglio. Piccolo, quando andate a comprare l'alambicco di saggio, io vi consiglio il più piccolo che c'è, perché intanto è meglio fare le prove su 50 cl, e se uno ne fa tante, vuol fare tanta sperimentazione, alla fine dell'anno se lo fai su 5 litri ti compri un Rolex, da quello che costa l'alcol. Mentre così ti fai le tue prove, ti fai una bottiglietta a 50 cl, te le assaggi e vedi se le tue ricette sono coerenti, sono bilanciate per poi andare in produzione, e te ne puoi fare anche tante. Piccolo è meglio anche quando si va in produzione, quindi mi raccomando, non pensate che faccio gin, allora prendo un alambicco da 400-500 litri. No, un alambicco da 100 litri per fare gin in produzione, quindi quando apro un opificio, è più che sufficiente all'inizio, perché comunque fai 100 litri di gin. E anche per il cliente che arriva per la prima volta, fare una quantità, diciamo, un po' più limitata di bottiglie per poi dargli il trampolino per aumentarla, non è male. Quindi un alambicco da 100 litri come quello che Performance Hobby, che facciamo vedere qui, che ha anche un costo molto molto allettante perché siamo intorno sui 4-5 mila euro, quello è un killer, perché è assolutamente l'alambicco perfetto per iniziare a fare gin in un piccolo opificio, ma anche in un cocktail bar dove si vuole cominciare a fare qualcosa di differente. Un alambicco da 100 litri, anche 80 litri, vanno assolutamente bene. Non bisogna prendere cose gigantesche per fare gin. Il gin va bene così, tanto fai 100 litri ogni 4 ore e per anni vedrete che comunque vi può andare bene. Nel caso, come ho visto, ha fatto un opificio qui vicino a noi, mi sembra a Mantova o giù di lì, ha messo due alambicchi da 100 litri, così li può far andare in parallelo. Quindi piccolo è meglio sul gin, non fatevi prendere delle manie del ce l'ho più lungo. Il nostro alambicco è anche troppo grosso, infatti molto spesso noi consigliamo per la prima produzione di fare meno e li mandiamo da un nostro collaboratore. Noi collaboriamo con tutte le distillerie che ci sono in Italia, anche con gli opifici. Facciamo già da tempo ricette in collaborazione con altre aziende, con altri opifici di trasformazione, con altre distillerie, e volentieri, se c'è un cliente che vuol fare un
London Dry Gin e voi non avete ancora l'esperienza, mandatecelo pure, o comunque noi siamo qui, abbiamo lavorato anche con opifici per fargli vedere come utilizzare al meglio il loro alambicco per la produzione di gin distillati, quindi gin con l'utilizzo di botaniche. Sì, perché i gin possono, come abbiamo visto, se non sono London Dry, anche essere fatto con gli alcolati. Gli alcolati sono delle essenze concentrate in alcol che si utilizzano per fare prodotti liquoristici da anni. Noi abbiamo un libro qui francese dove dà anche le due ricette fra alcolati e l'uso invece di erbe aromatiche. Noi non siamo capaci di usare gli alcolati, ma noi siamo specializzati nell'utilizzo di erbe aromatiche nella liquoristica, perché è quello che facciamo, perché noi le coltiviamo. Quindi queste sono alcune cose che mi chiedono in particolar modo, tipo quanti grammi di ginepro ci va all'interno di un gin. Beh, il ginepro ci sta 10 a 1 alle altre botaniche, altrimenti non si chiamerebbe gin, ma si chiamerebbe vodka aromatizzata A, e il gin si chiama così, e nel gin che deve essere rispettare questo nome, il ginepro si deve sentire. Quindi mi raccomando, metteci di dentro tutto, ma il ginepro ci deve stare, deve essere bello presente anche nel profumo. E in molti gin, in questo caso invece moderni, il ginepro si è un po' perso, quindi non sono proprio più propriamente gin, sono diciamo dei prodotti aromatizzati A. Ma avere un opificio non è solo fare gin, infatti il prossimo anno ci hanno già chiesto, un nostro corsista che viene qui di Brescia, di lavorare insieme a lui alla creazione di una ricetta di vodka, perché anche la vodka nasce come il gin da una leggera aromatizzazione di un alcol fatto diciamo in un alambicco, e lavoreremo a questo progetto perché lui ha già il suo gin che ci sta lavorando, è venuto qua a fare il corso, passerà da noi, ce lo farà assaggiare e sono molto curioso per questo, ma vuole fare una vodka. Quindi, che dire, i progetti sono tanti e speriamo che si aprano ancora di più, anche con la possibilità di viaggiare un po', cosa che per me viene difficile perché fra i corsi e diciamo la cura del campo, soprattutto d'estate, quando le piante aromatiche hanno bisogno della mamma, che sono io, difficilmente riesco a viaggiare, però la mia esperienza per esempio è andare in Giappone, dove ci sono già stato, ma per diciamo vacanza, non per lavoro. Mi piacerebbe invece andare a insegnare ai giapponesi, perché no, a fare London Dry Gin. E mi direte, quelli lo sanno già fare. Non è detto, di London Dry Gin giapponesi non ne ho visti tanti, quindi non sarei proprio sicuro che lì c'è ancora questa cultura, ma se arriverebbe io sono pronto ad andare là a insegnare ai giapponesi a fare il London Dry Gin. Questo è un mio sogno. Mi piacerebbe tanto perché amo il Giappone, e poi io ho già fatto gin anche con le alghe, quindi sono molto Japan style nelle mie cose, riesco a fare anche cose live che a loro piace un sacco, e sono sicuro che la nostra mentalità in un prodotto con botaniche coltivate in proprio, fatto artigianalmente con la massima qualità in Giappone può essere veramente qualcosa che viene considerato unico e valorizzato al meglio. Quindi mi sembra che abbiamo parlato già tanto, ho parlato un po' di tutto, ancora qui dai campi dell'azienda agricola Sci Moonshine, pronti magari anche per la prossima stagione estiva, dal circolo Cesart, dal nostro sito. Ecco, ho visto oggi che un ragazzo ha comprato sul nostro sito una bella bottiglia di Laguna, quindi cominciamo a far conoscere questo gin che è veramente interessante, e quindi anche il nostro sito Shegin.it, dove potete trovare i nostri gin, quindi la linea Surus, la linea Shegin, ma anche gin che produciamo con le nostre erbe aromatiche su mie ricette per i nostri clienti, li trovate tutti su questo sito, e noi siamo sempre abbastanza forniti, quindi potete acquistare lì e provarli tutti, quindi non solo provare Surus, ma provare anche quelle ricette anche più particolari che io faccio per gli altri, quindi il gin il finger gin calabrese, quelli di Treviso e così via, li trovate un po' tutti, ma trovate anche le nostre erbe aromatiche, trovate quelle box che vi abbiamo fatto con dentro le ricette per preparare sia gin in infusione che in distillazione. Noi trovate anche un buono per venire qui a bere e fare una degustazione, ma soprattutto a conoscermi,
che è la cosa più bella. Quindi quel sito lì l'abbiamo veramente rinnovato negli ultimi mesi, ci ho lavorato io con le mie mani, perché lì avete tutto e quello che non c'è potete comunque chiedercelo. Quindi, che dire di più? Un bellissimo 2023, impegnativo, sono arrivato alla fine molto molto provato, anche perché abbiamo avuto questo adempimento delle dogane per la trasmissione telematica della produzione annuale al sistema, diciamo, dell'Agenzia delle Dogane, che sono riuscito a sfangarmela già, quindi almeno questo è un adempimento a fine anno che ho già cassato. Ho questo l'IWSC, questo nuovo concorso che proveremo perché il London Spirit mi ha un po' deluso e tuttora aspetto risposte da loro che continuano a dirmi sì, te li mandiamo, ma per ora non si è visto niente. E quindi proviamo a mandare Gin in questo altro concorso e abbiamo già, mi sembra, 4-5 Gin e un Amaro, quindi siamo una bella pattuglia fra i miei e quelli dei miei clienti. Quindi questa sarà una novità per marzo 2024. Vedremo cosa faremo in quest'altro concorso e faremo un attimo le somme fra il London Spirit Competition e l'IWSC o come si chiama. Poi ne proveremo magari anche altri. Dico sempre, più ne provi, meglio è. Quindi abbiamo anche questa novità e poi tutto il resto starà ancora nella fortuna che ci vuole sempre, nella bravura di fare, diciamo, rete anche con i tanti ragazzi che sono passati di qua, che li aspettiamo al varco. So che qualcuno è già nelle fasi burocratiche per l'apertura del proprio pificio e in quelli che in futuro verranno, che li potremo dare ancora di più dalla nostra esperienza sul campo, anche quella, per esempio, di che programma. Noi ci siamo appoggiati a questo indogana.it, che programma utilizzare per fare queste comunicazioni annuali, ma non solo, vi faremo vedere anche come si può utilizzare. Beh, quindi alla fine, diciamo, di questo excursus dove ho risposto un po' di domande, che sono un po' sempre le solite, e abbiamo parlato un po' di quello che è successo qua durante l'anno, io mi sento di ringraziarvi tutti perché è anche grazie a voi se siamo qua. E se continuiamo, diciamo, a portare avanti il nostro progetto, un po' è anche grazie alla nostra bravura che ci siamo, all'impegno che ci abbiamo messi e nella nostra capacità anche di trasmettere quello che è la nostra passione, le nostre know-how, le nostre informazioni alle persone che vengono qui, che si sono trovate tutte bene. Al fatto che sono orgogliosissimo di avere la prima master distiller, che donna che però non è italiana, ma è venuta direttamente dalla Croazia e che ha fatto un corso di ben 2 giorni, l'abbiamo andata a casa distrutta sugli amari bitter e su gin, ma è un orgoglio finalmente vedere una ragazza che entra in questo mondo. Aspettiamo adesso che arrivi qualche ragazza italiana, sono sicuro che avranno successo perché il segreto di un buon gin, e ve lo dico qui a fine video, è la sensibilità nel saper abbinare le materie prime, che in questo caso sono le erbe aromatiche all'interno della ricetta. Quindi una ragazza può essere anche avere un qualcosa in più rispetto a un ragazzo per avere questa sensibilità magari per i profumi, che è molto importante per creare una ricetta di gin e per saperla bilanciare. Non spaventatevi dalla, diciamo, l'uso dell'alambicco, perché è la cosa più semplice possibile. L'alambicco è un pentolone che viene riscaldato, ci sono due o tre regole da tenere, ma è una macchina semplicissima, anzi che ci semplifica la vita. Per esempio sui gin distillati rispetto al cold compound non dobbiamo andare a filtrare. Quindi quello che si può affermare vedendo questa macchina grossa con tanti tubi, no? Dove c'è l'elettricità che scalda qui e là, avere un po' paura, no? In realtà è una macchina semplicissima da utilizzare, ha un pentolone che si manda a 80 gradi, se lo tiene lì per circa 4 ore e alla fine dall'altra parte esce il nostro gin. Poche regole, ma la cosa più difficile e che molti non prendono in considerazione è quella della creazione della ricetta. Mi è capitato di provare ottimi gin, nel senso ottimi come qualità, nella produzione con delle ricette carenti. Mi
dove si sentiva solo una botanica e non era ginepro, quindi sbilanciati, assolutamente magari stucchevoli, non fini, non eleganti, perché l'altra perla che vi do alla fine del 2003, il gin deve essere un prodotto bilanciato ed elegante. Le cose strane sono, fanno molto clamore all'inizio, ma i prodotti che vanno avanti nel tempo, se date un'occhiata, sono quelli bilanciati, sono quelli eleganti, sono quelli classici che riprendono quella che è le caratteristiche classiche del gin, un prodotto dove si deve sentire bene il ginepro e dove tutte le altre erbe aromatiche ne danno il carattere ma nessuna spicca. Quindi oggi la moda è fare il gin A, sì, ma andateci piano, se volete sbilanciare il gin per spingere magari una botanica per la vostra storia, per tutto, perché vi piace, fatelo sempre con molta delicatezza. Quindi non esagerate troppo, il ginepro è sempre il protagonista. Quindi, tante cose ci siamo detti in questa fine del 2023, ci rivediamo a metà gennaio del 2024, dove ci sono già tre corsi che sono stati, diciamo, già programmati per vedere cosa succederà nel prossimo anno. E io sarò qui sul canale Shijin, mi troverete a She Moonshine, mi troverete a She's Art, dove potete anche parlare con me e assaggiare i nostri gin. Potete acquistare i nostri gin su shejin.it e potete metterci un bellissimo like al nostro canale e schiacciare la campanellina per avere sempre aggiornamento sui nostri video, che sono pochi perché abbiamo tante altre cose da fare, ma sono molto molto interessanti. Eppure scrivete sempre le vostre domande sotto i video che io vi risponderò. Quindi a questo punto, buona fine del 2023, buon inizio del 2024 e sempre con un ottimo gin tonic al nostro fianco. Ciao ragazzi, ci vediamo nel prossimo anno.